Ragazzi, Tesla Van, il nostro video comincia qui, siamo a Milano City Life, in realtà non doveva cominciare qui, ma stamattina sono andato via troppo in ritardo, per cui niente, partiamo da qua, abbiamo fatto un giro, eravamo curiosi di vedere questa nuova zona di Milano, allora ci siamo fatti un giro e adesso abbiamo attaccato la macchina alla colonnina, così mentre siamo stati parcheggiati abbiamo anche caricato, un po' cara ma ci sta qua comunque, i parcheggi sono cari. E adesso, tra poco, partiamo e andiamo a vedere cosa intendo per Tesla Van e questo esperimento che vogliamo fare. Allora, abbiamo deciso, siamo in direzione Valtellina. La superstrada, lasciamo la Tesla a guidare tranquillamente da sola. Teniamo sempre facendo attenzione, ma ce la prendiamo comoda. Adesso andiamo a cercare un posticino dove poi andare a cominciare il montaggio di tutto l'esperimento. Che figata, non avevo mai visto. Qui fanno sci d'acqua però trainati dalla carrucola. Guardalo, eh. Bellissimo. Per imparare senza motoscafo, sostenibilità anche qui, elettrico. E vai. Allora, ragazzi, eccoci. Allora, qual è l'esperimento? Praticamente vogliamo camperizzare la Tesla e quindi questa sera proviamo a dormirci all'interno, vediamo di montare un po' di cose e cominciare a capire. Adesso, intanto, vi faccio vedere davanti cosa ho messo. Guardate, poi andremo avanti, adesso vi faccio vedere. Mi apri il cofano? Allora, vi faccio vedere. Davanti, per ora, ho messo le sedie e il tavolino. Domani mattina ci faremo colazione. Invece, dietro, adesso andiamo ad aprire e dobbiamo sistemare tutto il casino che ho fatto perché abbiamo il materasso e vediamo di andare a montare tutto. Allora, partiamo, va. Vediamo un attimino da che parte cominciare, è un gran casino, ma ce la potremo fare. Allora, cominciamo a tirare via la roba, mettiamo davanti un po' di roba per cominciare a fare il posto. Cominciamo a tirare davanti un po' di cose. Mettiamo tutto davanti, poi allora, qua c'ho anche il pigiama, allora vieni dentro, ti faccio vedere qui, vediamo di mettere qualcosa per evitare di segnare i sedili, qua, quindi mettiamo qua, tiriamo giù il sedile, tiriamo giù questo, me lo sganci là sopra. Allora, vi faccio vedere, sganciamo il sedile, lo mettiamo con la cerniera che non dà fastidio e adesso devo andare a cercare di gonfiare il materasso qui. Anche qui sotto c'è un po' di casino, quindi vediamo di sistemare. Allora, materasso è quello che usiamo nella tenda, per questo giro usiamo questo qua, è un po' più grosso, ma vediamo di usare questo in questi giorni, questa notte. Allora, tiriamo su, qui abbiamo il compressore che vado ad attaccare tramite l'inverter, attacco la presa accendisigari. Allora, abbiamo l'inverter acceso, così possiamo andare a gonfiare il materasso. Il materasso della tenda che usiamo con la moto. Andiamo a gonfiare.
Anche io vado seconds later. Ecco fatto. Non ho filmato tutto perché tanto gonfiare materasso non è necessario. Allora, vi faccio vedere. Allora, il letto fatto, materasso è alto, non abbiamo moltissimo spazio, siamo in due a dormirci, quindi in uno è troppo facile. Ho il problema che il materasso è molto più grande, quindi mi stringe anche un pochettino la parte lì, però dai, non sembra niente niente male. Stasera lo proviamo. Adesso chiudiamo, vi faccio vedere anche di qua, vedete? Due comodi cuscini, cioè il letto è un po' stretto però e rimane un po' in discesa, vedremo. Davanti, come vi ho detto, abbiamo questa roba qui. Adesso vi faccio vedere un'altra chicca che non so se servirà, però noi l'abbiamo presa. Allora, vi faccio vedere in caso di estrema necessità. Abbiamo il nostro cestino per l'immondizia, benissimo, perché se dobbiamo buttare via l'immondizia, ragazzi, bisogna avere un cestino adatto, che però guardate un po', in caso di estremo bisogno abbiamo anche il bagno, un bagno d'emergenza. Allora, adesso andiamo a farci un giro, andiamo a mangiare con calma, perché ci siamo decisi solo di dormire fuori, ma vogliamo mangiare tranquilli questa sera. Più tardi andremo in macchina, valuteremo la notte, il consumo della batteria. Vabbè, non dovrebbe essere altissimo perché comunque non fa freddissimo, però andiamo a vedere cosa succede. A dopo, ragazzi. 3 hours later. Allora, ragazzi, non si vede niente, buio, 56% di batteria. Adesso noi ci guardiamo un po' di Netflix e poi ci mettiamo a dormire tranquilli. Adesso non si vede niente, domani mattina guardiamo dove siamo e vediamo i risultati del consumo della batteria e com'è passata la notte. A domani. Buongiorno, buongiorno. Allora, saranno le 8:20, siamo svegli da un po', è tutto chiaro. Prime impressioni? Bah, direi bocciatino. Dovendo dire com'è andata la notte, non è proprio il massimo. Lo spazio è veramente, veramente troppo poco. Ma più che altro, adesso qui non penso che si veda, qui cioè, lo spazio è basso. E guardate fuori, vi faccio vedere anche la differenza dei vetri. Quelli dietro che sono più scuri a davanti. Allora, adesso naturalmente siamo ai primi di ottobre, quindi la mattina diventa chiaro tardi, per cui non è stato fastidioso. Il problema è aria condizionata, ho dovuto metterla a 1 perché comunque sennò era fastidiosa la ventola e ha seccato molto l'aria, per cui si sente durante la notte, poi si sente l'aria molto secca. Altra cosa che mi ha dato fastidio è il display, e adesso naturalmente è tutto nero, modalità camp. Ho dovuto coprirlo perché non si è mai accesa il disegno della tenda che si vede sempre, e in realtà è rimasto attivo tantissimo, per cui visto che siamo in un parcheggio dove c'erano ancora parecchie macchine ieri sera, ho dovuto coprirlo col piumino perché non volevo che da fuori si vedesse il display acceso. E altra piccola particolare, vabbè, ho spento io le luci ambiente, rimangono comunque illuminati i tastini del volante, dei finestrini. Non è un problema, però se vuoi essere totalmente invisibile, diciamola così, un pochettino mi dava fastidio. Il problema è la parte qui, è stretta, la parte interna è stretta, quindi con due persone fanno un po' di fatica.
con le gambe si fa un po' di fatica. È un po' in discesa, quindi si scivola un po' in fondo, si tende a scendere di una ventina di centimetri, per cui io comunque sono 1,80, le gambe dovevo tenerle piegate, mi dava un po' di fastidio lo spazio che avevo. Diciamo che è stata una prova, il materasso non è quello giusto, bisogna fare ancora degli aggiustamenti, però non è stata un granché come prima notte. La batteria, altra curiosità, mi sembra fosse al 66%, comunque poi tanto montando il video andiamo a rivederlo, per cui saremo precisi. Ho guardato col telefonino prima, era al 42%, per cui diciamo che è scesa di parecchio, perché fuori la temperatura adesso è 10 gradi. Un 24% mi sembra un po' tantino con questa temperatura. Anche se comunque bisognerebbe. Io l'ho tenuta sui 18 gradi. Con la ventola 1 si può sicuramente tenere più bassa e coprirsi un po' meglio. Però, tant'è che questa era una prova, quindi io vi riporto semplicemente quelle che sono le mie impressioni per quanto riguarda lo stare qui. E i dati oggettivi per quanto riguarda la batteria. Adesso ci tiriamo fuori, cosa molto complicata, altra cosa difficile, poi vediamo e vediamo di trarre tutte le conclusioni da seduti. Ecco come si presenta il letto al mattino. Adesso abbiamo buttato la roba, ci siamo spostati. Siamo qua in un prato vicino a un cimitero, perché naturalmente i posti migliori sono sempre vicino ai cimiteri. Adesso smontiamo un po' il tutto, ci vestiamo perché comunque non ho rinunciato a mettermi in pigiama, tranquillo. Tavolino, colazione. E niente, dai, il tempo speriamo che metta il bello, la temperatura non è neanche tanto fredda. Ragazzi, colazione fatta, abbiamo tirato fuori il nostro tavolino, abbiamo fatto tutto. Traiamo un po' le conclusioni, quindi. Allora, una cosa che mi è piaciuta è a metà, diciamo, non c'è stata umidità all'interno della macchina, niente, quindi i vetri totalmente asciutti, tutto asciutto. Avevo appoggiato anche i vestiti sulla cappelliera e sono rimasti asciutti. Mi è piaciuto meno, come vi dicevo, il consumo della batteria, perché comunque vedete, siamo qua fuori col maglione, abbiamo mangiato qua, quindi 10 gradi non è freddissima. Ho visto dei video con temperature decisamente fredde, quindi questo non voleva essere un video per vedere la durata della batteria, era un video per fare, per testare realmente la possibilità di utilizzare la macchina per fare dei weekend, diciamo così, per fare dei weekend magari fuori. La mia idea sarebbe quella di andare a metterci la batteria al litio. Vi ricordo Litio Store, andate a vedere il video, per avere anche uno sconto sul vostro acquisto. La batteria al litio è una figata, come vi ho già detto. Con inverter e fornella induzione, per cui poter andare a fare il weekend magari in montagna e avere anche la possibilità di cucinarti qualcosa, di avere comunque l'energia elettrica necessaria. Quella del riscaldamento effettivamente è un po' tantina, 24% di consumo tenendo l'interno a 18 gradi, vabbè, la ventilazione al minimo, ma la ventola non è quella che consuma, però comunque un pochettino mi aspettavo un po' meglio, anche se ieri sera già guardando. Mentre guardavamo Netflix, perché prima di andare a dormire ci siamo messi a guardare Netflix, abbiamo guardato una serie, cioè ci siamo goduti comunque la serata come piaceva a noi, e questo è anche il plus della Tesla, perché comunque ti fermi, dallo schermo ti guardi la televisione, ti rilassi. A noi piace così, poi ragazzi, ognuno la pensa come vuole. E altra cosa, come vi dicevo, mi piacerebbe poter azzerare tutto all'interno, quindi spegnere totalmente tutto, lo schermo, le lucine varie, tutto quanto. E devo dire che adesso che mi sono alzato, un'altra difficoltà enorme che non ho filmato è l'entrare e uscire. Per me è entrare e uscire perché non riesco a tirare sulle scarpe. Quella è una difficoltà non da poco, per cui o riesci a passare da davanti a dietro, come ho fatto poi per uscire questa mattina. Oppure comunque è un po' scomodo, devo dire, il passaggio. La macchina invece, come sapete già, è molto capiente, per cui
Abbiamo potuto mettere dentro tutto, abbiamo il sotto, come vedete, ho tirato fuori anche le sedie per fare la colazione. Va bene, rinnovo il saluto a tutti. Vi ricordo, mettete un like, mettete i vostri commenti, se avete suggerimenti su come camperizzare la Tesla, scrivetelo qua sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!